Allora, stasera insieme a tutti e 25 i cantanti sul palco ci sarà lei. L'attesa è altissima per la compagna di Amadeus di stasera, Drusilla Foer. Guardate cosa ha detto in conferenza stampa. Forse io dovevo essere la figura scandalosa di questo festival, ma insomma non mi sembra che ne manchino. Cioè, sono forse la donnina più normale come idea, ecco, sono solo molto alta, ma ecco, mi sembra che vi siano venuti a galla sia dagli ospiti che dagli interpreti anche la volontà e la determinazione a parlare di certi temi. E poi finalmente mi posso mettere, non so, 8 vestiti da sera, perché non mi ricapiterà mica più. Ho dovuto rimetterli tutti in forma, perché qualche centrimentino mi mancava. Grazie infinite alla RAI e a Amadeus di darmi questa possibilità, che mi emoziona, che mi diverte e in qualche modo mi fa venire molto tenerezza verso me stessa. È un sentimento che mi piace sentire. Guardate, ma che devo dire che già dalla conferenza stampa classe. E poi questa cosa dice io scandalosa, sì. Qui sono la più normale, ma no, voi sapete... No, devo dirti una cosa anche molto importante, che Drusilla, io ho lavorato 2 anni con lei, vive molto a Chiambretti, sì. A Chiambretti è stata nostra naturalmente, era una delle protagoniste e la chance che le ha dato adesso Amadeus la renderà più che popolare, perché assolutamente molto più pubblica. Allora però mi dicono, aspettate un attimo, perché mi dicono che la nostra super inviata Giovanna Civitillo è con Drusilla, sì o no? Giovanna, dove ti sei intrufolata? Eccoti! Con voi, tra i miei amici. Ciao Alberto, buonasera a tutti. Sono in albergo da Drusilla. Mi hanno detto che sta facendo la doccia, quindi proviamo, non ti assicuro nulla. No, ma no, mica ci vorrei far vedere Drusilla sotto la doccia. Drusilla. Sì, invece sì. Chi è? In accappatoio. Drusilla, sono Giovanna per La Vita in Diretta. Giovanna, tesoro, ma sembro Gandalf adesso, mi devo ancora toccare. Poco poco. Come poco, stai? Poco. Oddio, mi ho lavorato tutto il giorno, io speravo di dormire, di riposarmi e poi andare all'Ariston, bella, tutta rilassata, sembro mia nonna, mi hanno distrutto. Ma Drusilla si emoziona, sei emozionata per stasera? Ma allora, fino ad oggi ero piuttosto tranquilla, poi invece voglio dire, provare con l'orchestra, la conferenza stampa e così, e tutte le interviste, così un po' mi ha un po' agitato. E ora vediamo, prenderò una valeriana, una roba così, un tiglio. Un tiglio? Ma davvero avrai 8 cambi? No, avere ne ho 10. Vediamo un pochino quanto mi fa entrare Amadeus. E quanti io li ho portati tutti, ma senti tanto. Senti. Voglio non aprire, sono un mostro. No, scusa, ma canterà, mi fai vedere qualcosina? Giovanna, vedere, guarda, questo è l'arco con cui arrivo. Entra, Giovanna. Giovanna, entra. Allora, guardate, abbiamo un abito. La batteria? Non posso. Questo è un abito di stasera? Sì, ma ci arrivo all'Ariston. No, questo abito lo indosserà per arrivare all'Ariston. Guarda che giacca la giacca, chic pazzesco. Allora, Giovanna, guarda che sciccheria, Alberto. Questo, che, sì. Questo è il paltò che metterà sopra. Un po' da vedova. Tutto vero? Sì. Senti Giovanna, devi dire ma che vedo qui... quello con la telecamera, mica mi inquadra. No. Noi facciamo un grande tifo per Drusilla. Ma siete dei birboni. Siete dei birboni. Ma con tutto quello che spendo per sembrare una figa pazzesca e poi mi fate vedere che sembro mia nonna. Hai ragione. Ma non ragione. È vero. Hai ragione. Alberto. Drusilla. Fantastica. C'è Cristiano qui. Drusilla, Cristiano Malgioglio. Oddio bello Alberto, un bacio. Ciao. Dammi un bacio da parte ciao, mia. Ciao, un bacio. Cristiano, cosa vuoi dire? No, dico, sono molto felice. Io però entro, Alberto. Entra così sola, posso parlare. Vedo da sola. No, tu sei, resti fuori. Tu sei Giovanna, pazza, ti chiudo la porta. Ti chiudo la mano sulla porta. Facciamo il tipo tipo Shining. Grande Drusilla. Grande. Ci vediamo facciamo stasera, un applauso. Alberto, un bacio grande. Ciao Drusilla, stasera. Bello. Ciao. Grazie.